Diego, ho dimenticato le chiavi in casa, ti dispiacerebbe aprirmi? Dai, cazzo, Diego, ti vedo, lo so che sei là. Apri, non costringermi a entrare a modo mio. Lo sai che non mi piace farlo. E va bene. Sai, Diego, qual è il tuo problema, amico mio? È la pittura. Ormai più nessuno si dedica alla pittura. E sai perché? Perché là fuori ci sono milioni di persone, su altre milioni di persone, che funzionano come una molla. Si svegliano, prendono il caffè. L'hai fatto il caffè? Mi sa di no, ma non ha importanza. L'ho fatto io. Comunque, prendono uno, due, tre caffè che caricano il loro corpo e il loro ego di energia fasulla, destinata a finire a scaricarli nell'oblio. Cristo bollente! Poi la loro giornata continua attraverso migliaia di secondi, persi in impegni su impegni su impegni e su cose da fare. Buono. E così tutti viaggiano sulle loro monovolume lucenti, presa dagli ottimi prezzi facendo ottimi compromessi. E la sera tornano a casa, si sdraiano nel loro letto pieni di sconforto, troppo stanchi per pensare, troppo stanchi per parlare. E questo è il mondo che ci circonda. Sì, Ho fatto la pasta. l'ho vista entrando, ma quanti anni fa l'hai fatta? Dovevi toglierla tu, Nico. Ricordi? Sì, ma il traffico mi ha tenuto bloccato per strada. E non sai quanti buoni prezzi per ottimi compromessi ho visto? Una marea. Ma poi hai intenzione di pulirla quella merda o no? Perché sai che se non lo farei tu lo faranno le formiche. Che mangino loro? Io sto bene così. Come vuoi, ma sappi che l'insetticida è finito. Se per te è un problema vivere con due formiche, compratelo. Sai che non posso farlo. Però vedi, puoi farmi tutti questi discorsi sull'arte e sul caffè, ma non puoi comprare un po' di insetticida. Diego, questi discorsi non li sto facendo io, li stai facendo tu. Caso, la perfetta rappresentazione del caso. Centinaia di cocci sparsi sul pavimento, come centinaia di persone in una via, in una piazza, in un centro commerciale o in una sala slot. Centinaia di cocci, di cui uno solo conta veramente, l'ultimo, quello che manca per ricostruire la bottiglia completamente. L'ultimo conta ed è il primo a sparire. Ed irrimediabilmente potrebbe essere colpa tua. Te ne devi andare. Come? Oggi pagherò la cena a una mia amica con i soldi che ho fatto vendendo le fedi nuziali. Aspetta, la tazzina per le formiche. Non preoccuparti, Diego, o fratello. Nessuno sentirà più l'odore del mio caffè. Thank you.
Thank you.